Ciao a tutti, io sono Tommy e oggi ho preparato per voi un allenamento di functional training. Quello che ci servirà oggi sarà il tappetino, i due manubri, io ho preso due manubri da 3 kg, ovviamente potete gestire il carico come preferite, e un bastone per svolgere il riscaldamento iniziale. Adesso inizieremo con un circuito su 4 esercizi. Saranno due esercizi di attivazione addominale, il plank e il plank con il tocco alternato sulle spalle. Un esercizio di riscaldamento per gli arti inferiori, ovvero lo squat a corpo libero, e un esercizio di mobilità per le spalle, cioè il voltabraccia. Ve li farò vedere tutti quanti mentre li facciamo. Allora, iniziamo dal nostro plank. Ci mettiamo sul tappetino, lavoreremo 20 secondi e 10 secondi di recupero per 3 giri totali. Pronti? Via. Addome contratto. Cerco di tenere la schiena piatta, inspiro e butto fuori bene l'aria. Recupero e mi preparo per lo squat a corpo libero. Pronti? Via. Passiamo di nuovo al plank nella variante con il tocco alternato delle spalle. Saremo braccia tese e da questa posizione stacchiamo una mano per andare a toccare la spalla opposta. Recuperiamo, prendiamo il nostro bastone, da questa posizione ci prepariamo per il voltabraccia. Ricordate che più impugnate largo il bastone, più è facile il movimento. Più stringete l'impugnatura, più diventa complicato. Recuperiamo e ci prepariamo di nuovo per il plank. Pronti? E via. Recupero e mi preparo per lo squat. Pronti? Via con lo squat. Scendo bene, ginocchio verso l'esterno e spingo verso l'alto. Plank col tocco alternato delle spalle. Ci prepariamo, pronti e via. Recupero, di nuovo volta a braccia. Via. Recuperiamo, ultimo giro del nostro riscaldamento. Abbiamo di nuovo il plank in appoggio sull'avambraccio.
Recupero e passo allo squat. Via. Recuperiamo, ci prepariamo per il nostro plank con il tocco alternato delle spalle. Pronti? Ok, via. Ultimo esercizio, volta braccia. Pronti? Via. Braccio bello teso. Ok, adesso prendiamo fiato un attimo. Il prossimo lavoro che andremo a svolgere sarà un circuito per la parte superiore. Ci serviranno i due manubri e dovremo stare in piedi. Svolgeremo tre esercizi alternati, le spinte verticali con i due manubri. Da questa posizione spingo e scendo. Il secondo esercizio sono i curl con i due manubri per allenare i bicipiti. Il terzo esercizio le alzate laterali. Andremo a svolgere 4 serie da 10-12 ripetizioni per ciascun esercizio, in base a quanto accumuliamo fatica e riusciamo magari a spingerci sulle 12 ripetizioni o dobbiamo tagliare un pochino e arrivare solo fino a 10. Alla fine del circuito recupereremo 30 secondi precisi. Ci teniamo il cronometro vicino. Pronti con la prima serie? Spinte verticali per le spalle, via. Curl due manubri, parto in posizione neutra, ruoto il polso e scendo. Devo evitare di muovere il busto facendo delle ripetizioni non corrette. Movimento lento soprattutto in discesa. Undici e dodici. Ok. Ultimo esercizio del nostro circuito. Alzate laterali. Recuperiamo 30 secondi e poi partiamo col secondo giro. In queste tipologie di allenamenti, dove combiniamo diversi esercizi e circuito, è importante tenere i tempi di recupero molto precisi, dal momento che 10 secondi in più, 10 in meno potrebbero anche fare la differenza su un recupero eccessivo o eccessivamente corto. Quindi teniamo il nostro cronometro d'occhio e siamo pronti a ripartire. Ok, di nuovo le spinte verticali, military press, due manubri.
Carl, due manubri. E infine alzate laterali due manubri. Recuperiamo. Durante i recuperi possiamo bere un pochino d'acqua per reidratarci. Riposiamo, posiamo i manubri in modo da non avere nessun tipo di fatica derivante anche solo dal tenere gli attrezzi in mano. Recuperiamo ancora 15 secondi e ripartiamo. Siamo a metà del lavoro, abbiamo ancora due giri di questo circuito. Pronti? Via col military. Carl, due manubri. Alzate laterali. Recuperiamo e abbiamo ancora l'ultimo giro. Secondi, partiamo con l'ultimo giro di questo circuito che è incentrato sulla parte superiore, in particolare nelle spinte verticali lavorano maggiormente i deltoidi, le spalle, nel curl lavorano i bicipiti e nelle alzate laterali di nuovo i deltoidi. Pronti? Partiamo con l'ultimo giro. Via! Carl, due manubri. E alzate laterali, due manubri. E stop. Posiamo i nostri manubri. Recuperiamo. Il circuito che andremo a fare ora invece è incentrato sulla parte inferiore. Alterneremo due esercizi. Uno, i sollevamenti bacino, che sono impiegano maggiormente l'attivazione dei glutei. E il secondo, la sedia al muro, per cui possiamo usare o una parete o una porta, che è sempre a carico dei muscoli delle gambe. Saranno tre serie con 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. Partiamo dai sollevamenti bacino. Spingo bene col tallone.
Recupero e mi preparo per la sedia. Sedia al muro, mi appoggio al muro, cerco di tenere un angolo di ginocchio e di anca di 90 gradi e devo mantenere la posizione spingendo a terra col piede. Posso appoggiare le mani sulla gamba oppure lungo i fianchi lungo il muro. Recupero e mi preparo per ripartire di nuovo con i sollevamenti bacino. Prepariamoci per la sedia a muro. Questo è il secondo giro dei tre che dobbiamo fare di questo circuito. Tengo bene la posizione, ricordiamoci, angolo del ginocchio intorno ai 90 gradi, appoggiato bene al muro. Recupero, ultimo giro. Via quei sollevamenti. Ultimi 20 secondi di sedia al muro. Pronti? Via! Tengo bene la posizione, respiro. Ok, e stop. Adesso prendiamo fiato un attimo. Ora dobbiamo svolgere un lavoro di nuovo incentrato sulla parte superiore, nello specifico allenamento che il circuito che andremo a svolgere adesso nella parte finale dell'allenamento sarà a carico dei pettorali, dei tricipiti e dell'addome. Anche in questo caso lavoreremo 20 secondi e recupereremo 10 secondi. Ci servono i due manubri e ci serve il tappetino. Il primo esercizio che andiamo a svolgere sono le croci con due manubri, il secondo il French con due manubri e il terzo il crunch. Apro, chiudo, apro, chiudo. Petto in fuori. Apro lentamente e chiudo. Recupero, 10 secondi e poi ripartiamo con il French due manubri. Discesa lenta e spingo su. Recupero, poso i manubri, 20 secondi di crunch. Ricordo, le mani posso tenerle dietro il capo oppure sulle spalle. Entrambe le posizioni sono corrette. Fuori nell'aria quando salgo e inspiro quando scendo. Recupero e mi preparo per ripartire con le croci. Tengo il petto in fuori, scapole vicine, apro, chiudo, apro e chiudo.
Sempre petto in fuori, non devo mai chiudere il petto. Recupero. French due manubri. Poso i manubri, crunch. Recupero e ripartiamo dalle croci. Questo è il terzo giro di questo circuito. Siamo esattamente a metà. Petto in fuori, apro e vado a chiudere. Recupero. Ci prepariamo per il French. Fletto il gomito ed estendo. Recupero 10 secondi e facciamo i nostri 20 secondi di crunch. Pronti? Via! Fuori me l'aria quando salgo. Recupero, ultimo giro, ripartiamo dalle croci. Via, 20 secondi di croci, l'ultima serie del circuito e dell'allenamento. Riposiamo, French press due manubri. Posiamo i manubri, crunch, ultimi 20 secondi. Via. Ok, con questo noi abbiamo terminato. Vi ringrazio per avermi seguito in questo allenamento, vi auguro una buona giornata. Ciao!